Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di un nuovo sistema in medicina estetica, il Trifaxix System. Per farlo siamo in collegamento da Ivrea, in provincia di Torino, con il dottor Francesco Leva. Buonasera dottore, ben trovato. Buonasera a voi e vi ringrazio per l'ospitalità e ringrazio i telespettatori per darmi l'opportunità di parlare, come lei ha già anticipato, di un sistema nuovo, di un sistema rivoluzionario, direi, in ambito medico estetico, che soddisfa le esigenze dei nostri pazienti, perché il paziente quando entra in studio chiede di avere un risultato armonico, di un risultato che sia un vedo e non vedo, di un trattamento che non crea dolore, che non faccia venire lividi e che dia comunque un risultato il più naturale possibile. Quindi, dottor Leva, lei ha brevettato a livello mondiale un sistema per la bellezza, la salute e il benessere della persona. Fra l'altro questo sistema è già in distribuzione sia in Italia che all'estero. Sì, glielo confermo. Mi piace il fatto che lei abbia definito il sistema presentandolo attraverso una triade qualificativa, cioè per la bellezza, il benessere e la salute della persona. Effettivamente è così, perché si tratta di un sistema di biostimolazione destinato al trattamento e al miglioramento non solo della pelle e quindi dei relativi inestetismi, ma anche a ribilanciare quella che è la funzione del microbiota intestinale. Anche perché il processo di invecchiamento è conseguente a tutta una serie di fattori e si manifesta, è vero, sulla pelle, ma da un punto di vista organico si esprime con le alterazioni di quelle che sono il sistema psico-neuroendocrino immunologico dovuto ad un cambiamento del microbiota. Ecco perché abbiamo destinato la nostra attenzione, abbiamo creato quindi un sistema di trattamento sia in ambulatorio, quindi professionale, sia a casa con i domiciliari, che tenga conto delle due barriere, la barriera intestinale e la barriera cutanea. Perché l'individuo non può essere trattato in ambito estetico soltanto attraverso la correzione dell'inestetismo, perché l'inestetismo è l'espressione finale di un processo di invecchiamento che riconosce un qualcosa di più intimo e che viene accelerato proprio dalle alterazioni dei nutrienti e quindi dell'intestino. Infatti, non so se può essere a titolo esemplificativo importante portare un esempio che capita spesso ad ognuno di noi. Quando facciamo delle abbuffate, al mattino successivo ci guardiamo allo specchio e la pelle risulta grigiastra, perché pelle e intestino hanno un network strettamente, diciamo, molto stretto, molto vicino. Ecco perché, secondo il mio parere, secondo il sistema, l'organismo umano deve essere trattato anche in campo medico estetico in maniera globale. Proprio perché il processo di invecchiamento è un processo multifattoriale e multistrato che inizia dalla pelle, dall'epidermide, dal derma e poi procede con i suoi cambiamenti ad interessare la componente muscolare, la componente ossea con tutte le alterazioni e i sovvertimenti che ne conseguono. Quindi questo trattamento sostanzialmente è una prevenzione, perché in campo medico il primo, diciamo, passaggio per curare è la prevenzione, e questo ormai lo sappiamo, la prevenzione della pelle, per cui è destinato anche alla giovane età, e la prevenzione nel mantenere una funzione intestinale a livello di microbiota intatta. Oggi sul microbiota intestinale ci sono innumerevoli studi in letteratura che dimostrano una stretta correlazione tra le patologie età correlate e il processo di invecchiamento. Quindi il nostro benessere, la nostra bellezza, dottore, parte dall'interno? Effettivamente la nostra bellezza è determinata da un perfetto equilibrio interno, dove l'intestino governa il sistema psico-neuroendocrino immunologico. È capitato ad ognuno, a me piace molto fare degli esempi, è capitato spesso di incontrare delle persone che magari
vivendo in campagna, lontano dallo stress, dall'inquinamento che la vita metropolitana comporta, hanno una pelle bellissima perché la loro chiaramente dieta, il loro quotidiano vivere permette di mantenere una condizione di equilibrio per cui rallenta il processo di invecchiamento, rallenta quei cambiamenti tipici che la pelle subisce, anche perché se si mangia bene il microbiota funziona anche bene. Ecco il punto di partenza da cui porre l'attenzione nella branca medico-estetica. Ricordiamo che siamo medici, quindi siamo tutori della salute altrui. Dottore, abbiamo delle immagini che ci fanno vedere i risultati di questo nuovo metodo. I risultati, come già possiamo notare, sono immediati, cioè nel momento in cui io applico il trattamento, chiaramente preventivamente la paziente a domicilio segue il percorso, segnato a livello terapeutico dal medico, i risultati, come vede, sono immediati, si vede già un'attenuazione delle rughe perioculari, la luminosità e il turgore della pelle è significativamente cambiato dopo il trattamento. Anche sul processo acneico, che è dovuto sostanzialmente ad uno squilibrio ormonale, oltre che ad un'alterazione della componente microbiologica a livello cutaneo, ne subisce un netto miglioramento. Quindi è un Incredibile. sì, questo è dopo 3 sedute. Questo permette praticamente anche qui nel caso abbiamo preso il gomito, diciamo che il trattamento può essere destinato al viso e ad ogni parte del corpo, il décolleté, le mammelle, le gambe, anche la parte intima, perché purtroppo ci sono dei disturbi, soprattutto nella donna postmenopausali, che determinano chiaramente dei cambiamenti tali da necessitare degli interventi medico e medico-estetici. Qui abbiamo visto un miglioramento sia della tessitura sia di quelle che sono le macchie legate a disturbi ormonali, cioè le macchie, diciamo, cloasmiche. Il trattamento permette anche un miglioramento della profondità delle rughe dopo 3 sessioni. E le dico, questo, qui ho portato una documentazione fotografica, ma Questo è un abbiamo anche décolleté. documentazioni. Vedete anche la ruga già come migliora nel caso della nasogeniena, cioè la ruga vicino alle labbra. Le stavo dicendo, abbiamo anche, ovviamente, per dare un carattere scientifico, perché ovviamente, io lo ritengo più che naturale, si può pensare che sono delle immagini photoshoppate, però le dico. Abbiamo fatto degli studi, grazie anche alla collaborazione che ho con chiaramente figure universitarie, abbiamo fatto degli studi sia strumentali sia istologici che portano a conferma del miglioramento che sia a livello cutaneo e anche a livello intestinale. Abbiamo ad esempio valutato un indice importante, la calprotettina a livello intestinale, che testimonia un miglioramento di quelli che sono i disturbi dispettici, i disturbi digestivi. Quindi, curando l'intestino, curando la pelle, diamo benessere, bellezza e salute nel nuovo concetto di benessere. Dottore, come funziona dal punto di vista pratico questo me metodo? Ma mi passi il termine, non vorrei essere semplicistico o banalizzare un trattamento che ha comunque un fondamento a carattere scientifico e si deve seguire un percorso domiciliare, cioè a domicilio ci sarà un detergente perché la detersione è il primo movens di quella che è l'igiene cosmetologica, accanto chiaramente all'idratazione e alla fotoprotezione. Quindi facciamo detersione, idratazione e nutrizione con una crema appropriata per quanto riguarda la pelle e poi assumiamo un integratore per l'intestino che è l'Enterotrifasi System a domicilio. Una volta ogni settimana, ogni 2 settimane, ci si reca presso l'ambulatorio del medico estetico di riferimento, si fa il trattamento. Il trattamento è molto veloce, si applica chiaramente il detergente, come sempre, si applica il prodotto e un concentrato nello stesso tempo della vitamina C, si distende, lo si lascia agire in rapporto al tipo di pelle da 5 a 10 minuti, lo si rimuove e si riapplica la vitamina C.
quindi è molto veloce. Il numero di sedute va da 4 a 6 ciclicamente, secondo le caratteristiche, ribadisco, della pelle, potendo trattare, sottolineo, qualsiasi area cutanea. E non dà alcun fastidio, non dà rossore, non dà bruciore, non dà esfoliazione. Direi che è un prodotto particolare. Ma perché trifasico? Trifasico perché, come avete visto nella fiala, abbiamo tre componenti. Una componente lipofila, dove all'interno ho voluto mettere dell'olio extravergine d'oliva e del bergamotto. L'effetto dell'olio extravergine d'oliva sulla pelle, diciamo che è ampiamente discusso da un punto di vista scientifico, e il bergamotto privato chiaramente di quelle che sono le sostanze fotosensibilizzanti, perché così amplificano l'effetto di conservazione del prodotto, per cui il prodotto può essere conservato una volta aperto per tempi piuttosto lunghi, ma nello stesso tempo permettono di espletare le proprietà di queste sostanze. Poi abbiamo una componente idrofila dove vi sono un mix di alfa e beta idrossiacidi, compreso un esapeptide e un acido ialuronico a bassissimo peso molecolare, che è un veicolante. Il tutto è lavorato con tecnologia nanoliposomiale. Tra l'altro, ci sono degli studi che dimostrano la penetrazione dei principi attivi all'interno del derma, dove espletano la loro efficacia. E poi abbiamo una componente in polvere che viene miscelata nell'emulsione, la quale si risuddivide nel momento in cui viene lasciata, diciamo, a riposare per i successivi utilizzi. È un prodotto che soddisfa non solo le esigenze delle pazienti o dei pazienti, ma anche dei medici, perché ti dà dei risultati immediati, ti soddisfa sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista, diciamo, professionale. Per cui le ho volute studiare tutto, occupandomi di medicina e chirurgia estetica ormai da tantissimi anni. Io provengo da due specialità mediche, per cui ho voluto cercare di trovare quel quibus che potesse garantire una soddisfazione totalitaria per medico e per paziente. Dottor Leva, io aggiungo che noi donne amiamo sottoporci a trattamenti di questo tipo, dove ci sentiamo coccolate e amate praticamente, sì, partendo proprio dall'interno, fra l'altro con i risultati che abbiamo appena visto che sono veramente soddisfacenti. Quindi ne approfitto per farle i Ribadisco complimenti e per ringraziarla per essere stato con noi oggi. ringrazio voi e ringrazio i telespettatori per avermi dato l'opportunità di affrontare un argomento che è del tutto nuovo in campo medico e medico estetico. Grazie. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.